Io intervengo per illustrare il mio ordine del giorno numero 34 che ripropone il tema del taglio delle risorse alle periferie. Lo faccio in particolare per illustrare e perorare la situazione del comune di Parma. E quindi con questo ordine del giorno chiedo al governo di approvare con la massima urgenza un provvedimento che possa reintegrare le risorse finanziarie necessarie per portare avanti la convenzione siglata con il comune di Parma. Questo perché l'impegno che il governo ha assunto durante l'incontro con l'ANCI è in realtà lo stato dei fatti e degli atti insufficiente, se non addirittura inesistente. Per quanto riguarda la città di Parma, poi il piano periferie si inserisce a pieno titolo nella strategia vincente che ha permesso a questa città di raggiungere il riconoscimento di capitale italiana della cultura per l'anno 2020. Il piano periferie per la città di Parma si costruisce attraverso sei progetti di riqualificazione urbana, il cui intento è quello di migliorare la qualità della vita nei quartieri, potenziare l'attrattività turistica e culturale della città. Sei quindi sono i quartieri cittadini coinvolti, ne menziono soltanto alcuni per questione di tempo, come il quartiere Oltretorrente, che è un quartiere storico e popolare che vive oggi un momento di disorientamento. Il piano periferie per questo quartiere consiste nella realizzazione di un nuovo museo multimediale e di un'area mercatale. Il Comune di Parma ha già investito delle risorse anche grazie all'intervento della Regione Emilia-Romagna, ma è chiaro che senza il contributo del piano periferie ciò che è stato fatto rischia di essere perduto e con esso anche gli sforzi messi in campo. Il quartiere Montanara, in questo caso il piano periferie destina risorse per realizzare un nuovo spazio di aggregazione con una mediateca di quartiere. In particolare il quartiere San Leonardo, che vive problemi di degrado sociale legati a fenomeni diffusi di microcriminalità e quindi problemi che richiedono un impegno su più fronti. Quindi è chiaro che se non si provvederà ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla Convenzione con il Comune, Parma rischierà qualche cosa di più, perderà qualcosa di più, perché rischierà di non arrivare pronta con progetti conclusi per l'impegno del 2020. E allora ribadisco quello che è già stato detto in quest'Aula, cioè che mettere in discussione convenzioni già sottoscritte e impegni già presi e finanziati è inaccettabile da un punto di vista morale oltre che giuridico. Gli interventi programmati con il bando periferie mirano al miglioramento della vita dei cittadini delle nostre periferie e quindi coinvolgono scuole, case popolari, strutture sportive, contenitori culturali, parchi, luoghi di aggregazione, tutto ciò quindi che serve a migliorare la vivibilità e la sicurezza di tutti i cittadini. Attraverso quindi il nostro ordine del giorno, con questo ma anche con gli altri che fino ad ora abbiamo illustrato, in realtà noi vediamo l'opportunità di dimostrare che la vostra azione politica sa mantenere i patti, anziché disattendere impegni e contratti già sottoscritti. E allora stupisce, o forse in realtà non stupisce, che la Lega, che purtroppo attualmente governa la città di Parma e il suo territorio, che ha da sempre basato la sua campagna elettorale sulla sicurezza o insicurezza, sia la prima a contribuire a questa mancanza di sicurezza e quindi a promuovere l'insicurezza prima a parole in campagna elettorale ed ora purtroppo con i fatti attraverso la sua azione politica. Grazie. Grazie, onorevole.